Per star bene devi essere te stesso. L'arte di essere se stessi, di realizzarsi. E adesso voglio parlarvi di una cosa importante, la stranezza. La stranezza. Una grande psicanalista dice, Marguerite von Franz, dice: non c'è niente che ci sconvolge come quando proviamo sensazioni che non corrispondono all'idea che ci siamo fatti di noi. Sono stata, dottore, per mesi, mesi e mesi a cercare di diventare nel lavoro la capo del settore informatico. Mi sforzavo, non ci riuscivo. Sono stata anche in psicoterapia per vedere se avevo delle debolezze che mi impedivano di diventare la numero uno del mio settore, dove io sono molto brava, tra l'altro. Chi parla è Gioia, 42 anni. La mia mente era sempre lì, soltanto lì. Poi, un giorno, mi è capitata una stranezza. Ah, di cosa le è capitato? No, che ero con una mia amica, siamo andati in una profumeria, l'ho accompagnata, e la commessa faceva annusare tutti i vari profumi. E siccome la mia amica era molto indecisa, siamo stati lì parecchio tempo, ho incominciato a mettermi a annusarli anch'io. Un profumo dopo l'altro. Io era tanto tempo che non stavo così bene. Con quel profumo mi sono venute anche fantasie che io non avevo da tanto tempo. Era 2 anni che non facevo più l'amore. Mi sono sentita che io sono una donna sensuale. Mi è venuto in mente che un tempo io ero una gatta. Ah. Mentre mi parlava di questa cosa, lei ha detto: dottore, una cosa strana, non è da me. Una stranezza. Io la stavo seguendo in psicoterapia, ma siccome non stava nella mia città, la vedevo una volta al mese. La stavo seguendo perché soffriva di emicranie molto forti. Aveva fatto tutte le analisi, gli esami. E quando arrivavano doveva chiudersi al buio, stare a letto un giorno e mezzo. Mi ricordo che le dissi esattamente questo, no? Chissà. Questo piacere che ha provato coi profumi, cosa vuole da lei? Ah, mi fa, una cosa è certo, che io mi sono distratta dai miei problemi di lavoro, di tutto. E tu vede, quando una stranezza viene a trovarci, ci sta dicendo che io non sono solo quello che conosco, che c'è altro, c'è qualcosa dentro di me che vuole scendere in campo. E mi ricordo che le dissi, testuali parole, vede, i profumi per gli antichi greci erano la carne dell'anima, testuali parole. Non c'era rito, non c'era incontro, non c'era situazione della vita in cui non scendessero in campo i profumi. Profumi dell'amore, profumi del dolore, profumi per la guerra, profumi per le nascite, profumi. Profumi naturali, naturalmente. Ci siamo salutati così. Passano 3 o 4 mesi,
Ah, volevo salutarla. È venuta a trovarmi. Non mi ha più parlato del lavoro. Più. Che per lei era un nodo fondamentale, una ferita importante, il fatto che lei non diventasse la capo, eccetera. E non mi ha più parlato del mal di testa. Non è più venuto il mal di testa. Questa cosa strana dei profumi, che lei non amava più di tanto, era entrata nella sua psiche, l'aveva allargata. Aveva introdotto una variante che le apparteneva, che non sapeva di avere. Ecco perché questa grande psicanalista Maria Luisa von Franz diceva che quando succede qualcosa di strano ci spaventa. Ma se abbiamo il coraggio di seguirla un po', ci fa scoprire altri lati di noi stessi che magari abbiamo sepolto per anni. La cosa che mi ha colpito più di tutto è che questa signora è venuta da me, molto truccata, con vestiti sexy, come se fosse entrata in un regno che aveva dimenticato. Aveva iniziato nel frattempo una storia, dopo 2 anni, con un uomo incontrato casualmente in treno. E, cosa interessante, le è arrivata una proposta di lavoro da un'altra azienda, un tipo di lavoro manageriale che non c'entrava con l'informatica, ma che era legato al mondo della moda dei bambini, un campo che lei non conosceva. Ma che uno dei suoi clienti che l'aveva vista all'opera quando lei lavorava nel mondo informatico la riteneva la persona adatta per dirigere quel lato dell'azienda. Una cosa impensabile. Mi ha detto proprio così. Ero portatissima per quel lavoro. Non lo sapevo neanche io. Sa, mi dice testuale, io che ero sempre stata una donna stabile, adesso sono una persona da viaggi, movimento, dipendeva anche dal lavoro. Non esco se non vestita in un certo modo. Mi guardo intorno, faccio fantasie e desidero. Lei, per la verità, non è che lo sta raccontando come lo racconto io. Non si è messa a ragionarci sopra. Ha visto nascere nel suo mare un'altra isola con un altro mondo. Strano, che era nato con dei profumi. Quindi l'arte di realizzare te stesso è quella di scoprire che ci sono mondi di te che non vedi. Il man dice che molti disagi altro non sono che tappe della nostra evoluzione e vengono, questo raggiungo io, per farti scoprire qualcosa di te che tu non vuoi vedere. Sì, lo so, noi abbiamo in mente una vita tranquilla, serena, tutto a posto. Gli uomini, poi più delle donne, quando chiamano le mogli o le compagne, cosa dicono? Amore, come va? Tutto bene? Per tutto bene intendono, dimmi che non è successo niente, no? Le donne invece sono più pronte a intervenire anche quando ci sono delle situazioni che rimettono in discussione le certezze, la sicurezza, eccetera. Ma nello scompaginarsi del tutto a posto, noi viviamo la grande epica del mondo antico, dei greci, l'Odissea. A Ulisse non era stata prevista una vita tranquilla, ma ogni incontro, dalle sirene a Circe, a Calipso, a Nausicaa, ogni incontro gli faceva vedere lati di sé che dovevano essere visti, emergere. Quando arrivi, ci sono delle difficoltà, prima di mandarle via, guardale come voci che ti stanno chiamando per aprire la porta a delle qualità nascoste, stranezze che tu non vedi, come la mia signora dei profumi.